Bentornati a SS Arezzo TV, buonasera. Ciao Beppe Fabio, Marconi. Ben ritrovato, bella giornata, sembra che bellissimo, si parte ottobrata. Si va con l'estate adesso, sembra primavera. Ma speriamo che regga fino a Natale, io qualche giorno mi la crepiolo sempre, no, perché sennò è un problema. Siamo in via Lazio perché qui ci sono una serie di problemi che sono stati segnalati, ad esempio il marciapiede che è sostanzialmente inesistente. Sì, è stato fatto quando fu creata la lottizzazione di questa strada e poi mai fatto assolutamente niente. Poi lamentano anche il fatto sull'operatore Sicilia, del bidone della spazzatura, che è l'unico presente in questa strada e quindi è perennemente pieno. Come adesso. Perché, logicamente qui ci sta un sacco di famiglie e qui basta che appena lo svuotano subito piano un'altra volta, per cui molte volte i rifiuti sono esternamente. Se li buttano per terra. La problematica più importante è anche questa, che logicamente negli anni... Scusami, guarda quel marciapiede lì come è ridotto. Sì, sì, ma è tutto così. È tutto così, ormai è diventato inesistente, dai, cioè, completamente dissestato, rotto. Sì. Poi negli anni qui sono state rifatte le asfaltature e quindi facendo le asfaltature, non togliendo il vecchio, il livello della strada è stato alzato. Per cui si creano problematiche. Sai che c'è il problema anche dei posti auto, che qui deve... Vabbè, di posti qua e auto, di là. Dimmi dove non ci sono. Sì, sì. Però il problema appunto è che avendo fatto asfaltature la strada, il centro strada è molto più alto e quindi allaga praticamente i fondi. Basta un po' di pioggia. Sentiamo, qui c'è una signora, ma è vero che qui ci sono problemi di allagamenti? Sì, è vero, io mi sono ritrovata che sono arrivata per lavorare e c'era 20 centimetri d'acqua, insomma. Perché l'acqua arriva diretta quando piove? L'acqua arriva, sì, arriva diretta e non... E entra dentro e alza. I caditori sono chiusi? Sono chiuse, sì. Lei vorrebbe lavorare l'oro, non l'acqua, quindi... E quindi, insomma, sono danni, problemi? Cioè. Sì. Però comunque uno deve lavorare, invece non può iniziare a lavorare perché c'è da risolvere prima un problema. Prima si mette i stivali di gomma e poi si risolve il problema. Poi si mette le scarpette da ballo. No, comunque è pericoloso perché ci sono anche gli impianti elettrici, le prese più basse e quindi insomma, e poi comunque è sì, certo un disagio. Speriamo allora che speriamo che si risolva. Che ci ascoltino. A volte sì, a volte no. Ah, c'è un'altra signora. Un'altra signora qua, sentiamo un attimo. Allora è vero qui che si allaga tutto quando piove? Sì, è veramente una cosa penosa perché dal 62 che non rifanno, 1962 che non rifanno i... Te lo ricordi quando sei nato te circa? Sì, te sarai nato. a parte le persone incivili che è pieno di scicche, perché è vero, qui non esiste la nettezza urbana che viene ritirata non so dopo quanti giorni, perché sempre i bidoni sono sempre pieni e questi sono... proprietà del mio nipote che non abita qui ad Arezzo, guardi, è tutto allagato, 20 centimetri d'acqua ogni volta che piove, guardi, è tutto veramente una cosa penosa qui e non si trova neanche poi, bisogna riaggiustare, che cosa dobbiamo fare, gli scalini noi per non fare il marciapiede del comune. Qui è insufficiente il fognone che è nel centro della strada, poi chi viene rimette, vede come bitume, sono 40 anni, 50 che ricorda, ha fatto la groppa la strada. Sono 55 anni. 55 anni, da buon dottor commercialista, è vero. Perfetto, però bisogna che qualcuno prenda provvedimento. Come mai quando eri vice sindaco non ti sei occupato qui? Perché faceva il festival dell'orciolaio allora. Perché faceva l'orciolaio. Non era un problema che io sapevo, lo perché sapevo. Non ero addetto alla manutenzione pubblica e ai lavori pubblici, lo sa benissimo. Però... logicamente qualche volta qualcuno veniva personalmente a chiedermi anche a me in quando si diventava vice sindaco. Sì. Però qui il problema io non lo conoscevo assolutamente. Però ogni tanto, Marconi, bisogna fare un po' i tuttologhi, anche quando abbiamo qualche incarico. È vero. E così guardare un po'. Ora mi rimbrotti. Ma se non lo so il problema come faccio? Ma bisogna girare la città, viverla la città. Ovviamente poi via Lazio è piena di attività commerciali, negozi, allora, vetrine. Allora, a via Lazio era una strada dove erano in tutti questi fondi, erano tutte piene di attività. Piene di attività orafe. Grazie all'economia retina tutto chiuso e tutto, come vedi, ridotto, è andato in malora. Però almeno una parvenza di
Non c'è solamente Piazza Guido Monaco da controllare, ci sono anche le strade limitrofe. O i boulevard. E i boulevard lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Tanto ci cadono, anch'io, ci cadono anche. Io sono una di quelle che la macchina va dove il cuore ti porta, lasciala lì e basta con tutte queste. Ma con in macchina. Il centro storico si fa morire perché non ci si può passare le ore contate per scaricare una cosa. Ma finiamola, io sono per la contestazione a questo punto qui, perché tanto non hanno risolto nessuno, non avete risolto niente, nessuno. Io sono un ex, è stato poco, poi mi ha mandato via Calcio, perché facevi, sai, troppi danni. E poi chiudono anche la Cadorna, i posti auto, il parcheggio, bisogna parcheggiare al Baldacci. Una parte, non tutta. Vabbè, ma insomma, va bene, quasi. Ma ora butteranno giù il muro, che amplieranno. Cerchiamo di non avere gli occhi bendati, facciamo le cose con senno e abbelliamo questa città. Ma certamente qui non è una strada di passaggio per i turisti, però è una schifezza. Sì, insomma, è una schifezza. Facciamo le cose essenziali in modo tale che i cittadini non abbiano disagi. Come ragazzi, facciamo un appello al sindaco Ghinelli, all'assessore Camurrini. Ma io cosa gli diciamo? Il sindaco Ghinelli e l'assessore Camurrini, se mi vedono in televisione, dicono è arrivata questa rompiscatole anche in via Lazio. Purtroppo però la mia famiglia, sono una Bartolini, un po' un po' là, qualche proprietà ce l'ha. E anche in via Lazio. E anche in via Lazio. Esatto, quindi diciamo che all'assessore ai lavori pubblici e alla manutenzione, che fra tante opere che può appaltare, appalti anche il rifacimento di via Lazio. Via, perché in effetti in 55 anni è stato tappato qualche volta. Abbiamo pagato le tasse in 55 anni, penso che qualcosina meritiamo anche qui. Grazie signora, grazie, a domani. Ciao.